Ciao, indovinate dove siamo? Mi trovo ad un evento internazionale e sto per provare un trick a cui lavoro da un anno. Facciamo un passo indietro intanto. Un anno fa mi trovavo sempre allo stesso evento e guardando i ragazzi del motocross freestyle che usavano quelle cose che flip lever si chiamano, mi sono detto, cavoli, ma possono essere utilizzate solamente sulla motocross o anche sulla carriola? Quindi mi sono un po' informato e tornando a casa me ne sono autocostruite. Però qual è stato il problema? Che autocostruendosele, diciamo che non hanno funzionato proprio tanto bene. La carriola si è sganciata in aria e mi è caduta nella testa. Quando diciamo lavori a un trick che non è mai stato fatto, hai sempre un po' quelle domandine. È sempre un po' un casino, cioè, ogni particolare deve essere perfetto. Sì, anche le cose banali non sono più banali. Passato un anno e compro il mio primo paio di flip levers a 100 euro, ragazzi. 100 euro sembrano tanti, ma quei flip levers costano un occhio della testa. Adesso vado a casa, me le monto sulla carriola, faccio un paio di prove. E cosa succede? La carriola mi arriva di nuovo in testa. Non so se avete mai preso una carriola in testa, anche se avete il casco da motocross, credetemi che fa tanto male. Allora decido di togliere tutto quello che è superfluo e provarlo solamente col telaio della carriola. Ma vi ricordate, Ivo? Ecco. Scusi, lei, ma poi sto prendendo la lamiera, che no. Poi ripiegala dietro bene perché fa una po'. È proprio lui che mi ha fatto venire in mente l'idea della carriola in vetro resina. Ho messo la terra sopra lo stampo della vetro resina così da comprimere forte e rilasciare fuori tutte le bolle d'aria, sennò si squaglia, raga. Mancava una settimana all'ultimo show di Master of Dirt, che è dove volevo fare questo trick. Lo facciamo questo tsunami flip oggi oppure no? Singolare, sì o no? Lo fai. Era il giorno prima della partenza e io questo trick non lo sapevo fare. Cioè, il giorno prima mi ricordo che avevo fatto i corsi e avevo solamente, mi ricordo, una cosa come 10 minuti prima di preparare le valigie e diciamo partire. Io in quei 10 minuti sono riuscito a fare due salti. Il primo è andato malino. Il secondo è andato malissimo. Faccio le valigie, parto e mi trovo al Master of Dirt, dove la rampa era totalmente diversa. E come faccio a inquadrarlo? Sì, non vi ho detto, lui è Rob e mi ha regalato pure i suoi pantaloni firmati. Ho scritto "Awesome to ride with you, mate". Ah, che gaso! E sarà assurdo. La tensione era palpabile, non so come dire. Cioè, vederlo da fuori, ok, però credetemi che quando siete in cima a Rolin e dovete fare una cosa del genere. Comunque, prima dello show avevamo circa un'oretta di prove dove ho provato solamente questo trick. Animale. Bello come Giovanni è concentrato e Richard è... animale. E primo tentativo, dritto, tranquillo. Yes, wow, yes, they are. Mentre tutti gli altri tentativi, credetemi, erano lì, ma non erano chiusi. Erano 50 e 50. Let's go, Giovanni. Vai, forza. È vivo? Ragazzi, adesso si tirano le somme, lo show è fracchissimo. E ragazzi, ma voi non sapete ancora com'è fatta la mia carriola per il tsunami flip? Adesso abbiamo una scocca in vetro resina, flip lever da Rocky. Ok, questo è il setup. L'ho forata tutta e è pure il copertone per renderla più leggera. Cioè, ok? Saremo sotto sopra. Questo è il kicker, è un po' più difficile che farlo a casa perché è kickato veramente tanto, quindi dobbiamo veramente pensare quasi di fare un triplo front per riuscire a tirare sotto la carriola. Allora, abbiamo appena finito la prima parte dello show e c'è Dylan. I don't know what he just said, but what's up? Well, my best trick today is I'm stealing it off R. Willie. He's kind of taught me everything he knows, and I'm kind of starting to put it together a little bit. But it's a front flip, and my bike does a front flip at the same time. Cioè, ragazzi, capite che è lui e Ryan gli unici al mondo a poter fare questo trick, che è allucinante, ok? Wait, actually, perfect timing. I built up a new bike like 3 days ago for you. Right. First thing is, you got it running really hard, and then you do the knuckles front bike from underneath you, and catch it somewhere there, and then you have to rip it around super hard, get your feet on, and it's exactly how it looks and how it works. Yeah, good luck. Thank you very much. Yeah.
yeah, something's wrong with it. I don't know what yet, but we'll figure it out. Probably broken. Maybe. Well, I've seen this guy's videos for like ever. I never thought he was real. I thought it was like it couldn't be real riding a wheelbarrow. But look, it's real life. Let's go. So it's super cool riding him now. Io in quei 10 minuti sono riuscito a fare due salti. Il primo è andato malino. Il secondo è andato malissimo. E questo era il mio unico tentativo prima della fine del tour.